Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi non ho acquistato io delle mystery box, però ne ho ricevuto ben due. Allora, vi spiego. Mia madre sa perfettamente che io adoro spacchettare mystery box e comunque in generale diversi regalini. Ecco, e quindi in occasione della festa della mamma ha trovato le mystery box di Beauty Prize speciali per la festa della mamma. E quindi, nonostante io non sia una mamma, ha deciso di regalarmi non una ma ben due mystery box. Non sapendo che anche io a mia volta ho acquistato una mystery box speciale per la festa della mamma per lei. Quindi mi sono trovata con due mystery box omaggio e ho deciso di aprirle con voi, anche se non si farà in tempo ormai ad acquistarle più per la festa della mamma. Comunque noi le apriamo anche per un prossimo futuro, per sapere se sarà consigliabile acquistare queste mystery box per la prossima festa della mamma o comunque per le occasioni speciali in generale e come sempre per qualunque occasione, dal momento che di Beauty Prize ne abbiamo aperte diverse. Dunque, in questo caso andiamo a aprire due mystery box che dovrebbero essere una, appunto quella in edizione limitata speciale per la festa della mamma, e l'altra una mystery box da 20 euro mix, tutto 3 euro e luxury. E io direi di iniziare da quella più pesante, che è sicuramente quella appunto per la festa della mamma. Questa veniva a 40 euro. E di alcune cose ricordo il contenuto, anche perché appunto l'ho acquistata per regalarla a mia mamma, quindi già qualche spoiler me l'ero fatto, ecco, dai video dei social. Però come vedete sono stata bravissima ad attendere, perché voglio aprirla con voi. Il nostro bellissimo pacchettino. Come primissimo prodotto troviamo Pocket Sun Cosmetics Milano ed è un autoabbronzante spray no gas e trasparente. Quindi questo è molto interessante per prendere colore finché non lo si prende naturalmente, ecco. Poi Stendhal Paris, quindi questo è sicuramente un rossetto. Molto carino. Beh, bella anche la colorazione. Un rossetto liquido, credo, di Armani. Un po' corallo. Non è proprio un colore che io utilizzo tantissimo, però ogni tanto d'estate può starci. Poi abbiamo sempre di Armani Lip Magnet, che non so cosa sia, ma presumo comunque sia un rossetto. È bello, 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 bello. Questa è proprio una delle colorazioni che piacciono a me. Poi smaltino di Dior, non mi fanno impazzire gli smalti, ma comunque una bella colorazione anche questa, direi estiva. Lucky Dior 539 è un rosa un po' shimmer. Poi abbiamo un mascara di Milani ed è l'Anti-Gravity Mascara. Andiamo a vedere lo scovolino. Ok, mi sembra di quelli volumizzanti nell'elastomero. Milani non ho nulla, quindi contenta. Poi Rem Beauty. Che cos'è? Ah, un correttore di Rem Beauty. Guardate che carino. C'è lo scopolino per prendere il correttore senza pucciare con le dita. La colorazione per me è un po' scura. Io dovrò utilizzare tutto l'estate.
poi un ombretto mono di MAC. Andiamo subito a swatcharlo. Wow, che carino. Bellissimo. Sin Skin Must Have Five Color Eyeshadow Palette. Non conosco il brand. Sin Skin, non so se voi lo conoscete. Comunque, una palettina occhi. Questa da provare. E per concludere abbiamo Abbronzatissima di Facegram, che è il marchio più luxury di Beauty Price, ed è una bella terra abbronzante. Vabbè, lo diceva già il nome, Abbronzatissima, quindi sospettavo fosse questo. Dunque, niente male la box per la festa della mamma. 10 prodotti a 40 euro, comunque prodotti costosi, quindi direi che per me ne valeva la pena, ne vale la pena. E ora andiamo ad aprire quella da 20 euro, mix, tutto 3 euro, luxury. E abbiamo Ultra Retinol Complex, si è un po'... no, peccato... sarebbe uno spray fissante, però si è aperto e ha bagnato tutta la confezione. Non siete pronti per vedere cosa ci sarà, che vi lascio alla fine. Un eyeliner di pupa. Ma dai, ma è troppo bello! Che meraviglia! Un mini eyeliner, posso essere felice? Sì, molto. Poi, ragazzi, ve lo faccio leggere. Gucci, cioè un mini rossettino di Gucci. Peccato per il colore, perché è mattone, però questo... bellissimo solo per il pack. E per finire, cioè, abbiamo trovato l'illuminante di Charlotte Tilbury in versione mini, non so se ci comprendiamo. Cioè, vi posso dire il mio modestissimo parere, la box da 20 euro mi è piaciuta molto di più di quella speciale per la festa della mamma, perché ci sono 4 prodotti, ma tutti e 4 fantastici, perché comunque sono l'illuminante di Charlotte Tilbury, un eyeliner di pupa, uno spray fissante che però peccato si è aperto, e un rossettino Gucci, cioè che anche solo da collezione è fantastico. Dunque, ovviamente per il video di oggi è tutto, perché non abbiamo nient'altro da spacchettare. Voi fatemi sapere nei commenti se comunque questo video vi è piaciuto, questo video extra nella settimana. Io vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi state dando, se vi va di continuare a farlo lasciatemi un like ed iscrivetevi al mio canale. Vi mando un bacio e ci vediamo presto per un prossimo video.